Il nuovo video della domenica, anche se non si tratta di una ricetta, e oggi non so se si può percepire molto dal mio viso, che in realtà è anche truccato, ma non sto proprio al top, diciamo. Ovviamente oggi non è domenica, però questo video andrà di domenica. Prima sono uscita al volo per andare in farmacia, proprio per porre rimedio, insomma, in modo tempestivo a questo mio malessere, ne ho approfittato per andare a fare un po' di shopping in un negozio bio, anche se era veramente tardi perché era tipo l'una meno un quarto, quindi i negozi stavano anche per chiudere. Ne ho approfittato comunque per fare un salto in un negozio bio che è lì vicino. Purtroppo questo negozio bio non vende le verdure, il che mi mette proprio angoscia, mette proprio tanta angoscia, però ho preso delle cosine, ne ho viste tante altre e devo andarci un giorno con un po' di calma, passarci un po' di tempo, anche perché anche nei negozi bio comunque state attenti a quello che comprate. Io sono andata principalmente oggi a riprendere la farina perché voglio rifarmi i miei biscotti, quelli lì per fare colazione, merenda, e ho detto vabbè, nel frattempo che magari li rifaccio, volevo prendere qualche biscottino. Ragazzi miei, pieni, anche se sono bio, magari sono pieni di burro, pieni di oli, di palma, sta roba qua, quindi mi raccomando, leggete comunque sempre gli ingredienti, perché anche se è bio, non necessariamente gli ingredienti sono veramente tanto 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 buoni. Quindi sì, magari sono bio, ma l'olio di palma, insomma, sappiamo tutti bene che non è il top, insomma, per noi. Però, spulciando velocemente, perché comunque sì, appunto, era tardi, quindi me dovevo da sbrigà. Ho trovato questi biscottini che mi incuriosiscono parecchio. No, non hanno lievito. Stavo vedendo, non hanno olio di palma. Non ha, vi dico gli ingredienti direttamente. Abbiamo una farina di grano tenero tipo 0 bio, olio di girasole bio, farina di riso rigorosamente bio, giuro che c'è scritto bio su ogni cosa, sciroppo di riso bio, sciroppo di glucosio e fruttosio da mais bio, cocco bio, succo di mela bio, amido di mais, se qualcuno avesse il dubbio, sì, ebbene bio, e l'emulsionante. Quindi non c'è zucchero, non ci sono le uova, non c'è il burro, non c'è il malefico olio di palma, e mi incuriosivano, tanto passa una cicina, vediamo la sua codina, mi incuriosivano perché... Vedete, infatti, ricetta senza latte, senza uova, senza lievito, con olio di girasole. E questi qui sono i frollini, cocco e riso. Io, dato che non ho pranzato, me li assaggio subito. Appena ho aperto la confezione, è proprio salito su sia l'odore dell'olio di girasole che l'odore del cocco. Consigliati, sono buonissimi, se li trovate ve li consiglio, 3,39 per 250 grammi. Io ho preso anche la farina di riso, la ricocco pure, no? Ho preso anche la farina di riso proprio incuriosita da questi qui, perché se riesco a studiarmi un attimino gli ingredienti io provo a rifarmi la ricettina e vediamo un po'. Ah, appunto, farina di riso, ho preso questa qui, Metalnature. 2,48 € per 500 grammi. I biscottini sono un po' buoni. Ok, li ho chiusi, altrimenti io me li mangio tutti. Come vi dicevo, ero entrata principalmente per la farina, quindi ho ripreso la mia farina tipo 2, 1 kg a 2,55 € la finestra sul cielo. Poi, come dicevo, quando ho visto quei biscotti là, praticamente ho voluto prendere appunto la farina di riso e poi mi era presa tipo la vena artistica dei biscotti. E che cosa ho fatto? Ho preso anche la farina di avena. Farina integrale di avena, 500 grammi per 2,45 €. Speriamo di trovare il tempo di riuscire a comporre qualcosa con queste farine e peraltro... C'è una tortina che vorrei fare e guardate, sarà almeno un mese che dico che voglio farla, quindi spero entro la fine di questa settimana, massimo inizio della prossima, di fare questa ricetta.
Poi ho preso la polenta istantanea, 2,25 euro, 100 grammi. Devo fare l'insalata di riso domani se riesco, quindi ho preso i pisellini bio, 2,45 euro. Poi ho voluto provare questa marmellata qui, che non è fatta di sola frutta, però ha soltanto l'albicocca e lo zucchero grezzo di canna. Quindi, cioè, io le marmellate che hanno lo zucchero, quello lì bianco, normale, quando non è specificato, non le prendo perché le odio proprio con tutta me stessa, o quando vedo che c'è troppa gelatina, cioè mi urtano proprio i nervi. Però qui alla fine che ho visto che appunto solo albicocca e zucchero grezzo di canna, che è quello che uso anche io poi qui in casa, quindi ok. E poi frutta utilizzata, 150 grammi di frutta ogni 100 grammi di prodotto finito. Quindi direi che c'è abbastanza frutta qui dentro, 3,65 euro per 310 grammi. E mi sono tenuta il pezzo forte per la fine, un po' cara, nel senso che 200 grammi l'ho pagata 5 euro e un centesimo, perché c'è l'un centesimo che ci fa la differenza, mie care, vegan choc. Allora, a parte che già tu me la chiami vegan choc, già mi hai comprata praticamente, e quindi una Nutella vegana, quindi sempre crema di nocciole spalmabile, all'interno l'olio di semi di girasole, praticamente gli ingredienti qui erano zucchero di canna, ci piace, olio di semi di girasole, cacao magro in polvere, la pasta di nocciole, farina di riso, burro di cacao e gli emulsionanti. Non la apro adesso, anche se vorrei metterla su quei biscotti. Sarebbe una bella cosa da fare. Secondo me è una grande cosa da fare, visto che non ho pranzato, direi che ci può stare, no? Io direi che, visto che oggi sono stata male, mi merito assolutamente di assaggiare questa vegan choc con i biscottini al cocco, no? Merito. Il profumo è fantastico. La sto girando un attimo perché in macchina col caldo praticamente sopra si era formato quello stratino sottile di oli. Che bella! Biscotto al cocco. L'assaggio lo devo fare, se no come faccio io a dirvi? È buono? No, non è buono. Devo. Sono costretta, lo faccio per voi, per chi mi guarda. Ops. Non vorrei aver sentito male, eh. E poi il cucchiaino in qualche modo lo devo ripulire, no? Parliamone. Se li trovate, prendeteli, cioè assolutamente consiglio spassionato, prendeteli, sono buonissimi, sia singolarmente che soprattutto insieme. Non la dovevo aprire. Adesso è una sfida. Questa è una sfida, questa 2 giorni è finita. I 5 euro meglio spesi della mia vita. Comunque, in totale alla fine ho speso 24 euro e 18 centesimi. Vedremo poi come vengono i biscotti con queste farine qui. Intanto io mi godo questi due assieme. E niente, con questo è tutto, ma se vi va possiamo lanciare un giochino. Ad esempio, per chi fa spesa bio o comunque anche nei supermercati, magari cerca di stare attento a quello che compra. Possiamo lanciare un hashtag per Instagram, che potrebbe chiamarsi per Instagram, Twitter, i social, insomma. Ok, non esiste, non so perché devo aver spostato qualcosa, non mi mette più a fuoco, sapete, automatico. Bio Kitchen Lab, ve lo scrivo anche qui sopra, non c'è, quindi utilizziamolo noi per fotografare quello che compriamo di bio, comunque con ingredienti buoni, così almeno poi penso che possa essere anche utile per aiutarci un pochino a vicenda, perché andare a comprare le cose al giorno d'oggi nei supermercati è veramente da farsi il segno della croce. Cioè, perché poi se sono fatti furbi, ovviamente con questa storia che ci scrivono bio,
pensano magari chi va di fretta, chi magari non sa tante cose, si affida al marchio bio e se lo compra, quando in realtà gli ingredienti praticamente stiamo quasi alla pari di quelli lì classici, insomma. E quindi, se vi piace l'idea, giocate con me con questa cosa delle foto, Bio Kitchen Lab. E niente, con questo è tutto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!